Pianto sul Brennero, muore un 58enne di Lucca, in sella ad uno scooter è finito contro un'auto all'altezza di San Pietro a Vico. Abbattuto l'albero in via delle Tagliate, sabato notte era caduto un altro ramo, 15 anni fa il cedro era stato colpito da un fulmine. Il Movimento 5 Stelle lancia Simone Lunardi, sarà il consigliere comunale uscente, il candidato a sindaco pentastellato alle elezioni amministrative. Tutti in maschera a pulire la spiaggia, i volontari del carnevale si sono ritrovati in piazza Mazzini per togliere i rifiuti dall'arenile via Regina. Lo Sport lucchese sconfitta dalla Juventus B, i rossoneri superati 1-0 ad Alessandria, rimangono ultimi in classifica. Ok, il CGC travolto dal Breganze, bianconeri sconfitti per 5-1. Il Forte dei Marmi supera agevolmente il Sandrigo. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano, l'abbiamo già detto, la cronaca purtroppo con un altro incidente stradale che è costato la vita ad una persona. Stavolta si tratta di un 58enne di Lucca. Lo scontro è avvenuto in via del Brennero all'altezza di San Pietro a Vico. Si allunga la scia di sangue sulla statale del Brennero. A perdere la vita nel primo pomeriggio di domenica è stato un uomo di 58 anni, Roberto Masolini, residente a Marlia, che a bordo del suo scooter si è scontrato contro una Renault Modus all'incrocio con via di Piaggia Seconda. Un impatto violentissimo che ha ucciso l'uomo praticamente sul colpo. Inutile infatti la richiesta dell'elisoccorso lanciata dai primi soccorritori. Il 58enne è spirato quasi immediatamente. Al vaglio della Polizia Municipale di Lucca la dinamica dell'impatto. Presumibilmente la vittima stava percorrendo il Brennero in direzione Marlia, mentre la Renault, proveniente da nord, stava svoltando in via di Piaggia. È proprio a questo incrocio, infatti, che si è verificato l'incidente. Un impatto violentissimo che ha ridotto in 1000 pezzi il ciclomotore e ha intraversato l'auto sul ciglio della strada. Sul posto sono giunte 2 ambulanze della Misericordia di Lucca. Una ha trasportato la conducente dell'auto al San Luca in stato di shock ma non in pericolo di vita, mentre l'altra purtroppo ha conservato la salma dell'uomo in attesa dell'autorizzazione da parte del magistrato. Per regolare il traffico sulla statale del Brennero, rallentato per diverse ore, è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Lucca. Sabato mattina la grande paura in via delle Tagliate a Lucca per la caduta di un albero, un cedro di quelli che si trovano all'ex campo CONI. Il giorno dopo si è proceduto all'abbattimento completo della pianta. Vediamo. È stato definitivamente abbattuto al campo di atletica Moreno Martini il grande cedro del Libano che sabato mattina si era spezzato a causa del forte vento. La parte superiore dell'albero era caduta su via delle Tagliate e solo il caso ha voluto che nessun automobilista o passante fosse coinvolto. Sabato sera, tra l'altro, sempre a causa del vento, era caduta un'altra parte dell'albero ed il comune aveva deciso la chiusura completa della strada in quel punto a scopo precauzionale. Qualche sconsiderato però nella notte ha spostato le transenne, riattivando così la circolazione a rischio di tutti gli automobilisti. Fortunatamente non ci sono state conseguenze e la mattina seguente gli operai di una ditta specializzata hanno proceduto al taglio del grande albero. All'operazione ha assistito l'assessore comunale Celestino Marchini. Prima hanno assicurato il cedro con una fune a un autocarro, poi hanno praticato una tacca alla base del tronco, infine l'ultimo taglio dalla parte opposta del fusto e l'albero è caduto al suolo in sicurezza. Ci si interroga ancora sulle cause di quanto accaduto. L'albero appariva senza problemi, ma è emerso che una 15 anni fa era stato colpito da un fulmine. Le lesioni riportate potrebbero essersi aggravate negli anni ed il forte vento di sabato ha completato l'opera. L'assessore Marchini attende comunque la relazione dei tecnici ed ha assicurato che l'attenzione del comune sulle alberature rimane costante. È stato un weekend all'insegna degli incendi nei boschi. A Seravezza è scoppiato un rogo che ha consumato una superficie di circa 100 ettari di prati e pascoli e circa 10 ettari di bosco. L'incendio è scaturito tra le località Acri e Serra dell'Aietta. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi antincendio della regione, oltre ovviamente alle squadre di terra.
Un altro incendio è scoppiato invece nei boschi di Careggine in Garfagnana ed ha comportato la chiusura della strada provinciale tra le località Metello e Orsetti, appunto nel comune di Careggine. Qui le fiamme hanno consumato 20 ettari di bosco, anche qui sono intervenuti i mezzi antincendio della regione, sia pure ostacolati dal forte vento. Lasciamo la cronaca e parliamo adesso di politica. Andiamo a Capannori per le elezioni amministrative. Il Movimento 5 Stelle ha presentato il proprio candidato a sindaco. Anche a Capannori cominciano a definirsi le forze in campo per le amministrative del prossimo 26 maggio. Sabato mattina si è ufficialmente aperta la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. A correre per la poltrona di sindaco sarà il consigliere uscente Simone Lunardi. Le motivazioni che hanno spinto a questa candidatura sono essenzialmente un'assoluta disapprovazione della gestione del comune fino a questo momento. Io sono consigliere all'interno del comune di Capannori dal 2014 e pertanto il modus operandi di questa amministrazione è, secondo il nostro giudizio, assolutamente contestabile. Quali invece i punti cardine del suo programma? Il punto principale del mio programma sarà basato sulla sicurezza e territorio. Noi vorremmo assumere 20 agenti di polizia municipale e 20 cantonieri, perché la situazione del decoro urbano a Capannori non è soddisfacente e la sicurezza percepita e reale da parte dei cittadini, anche se è ad un livello insoddisfacente. L'assunzione di 20 agenti di polizia municipale consentiranno di fare i turni 7 giorni su 7 H24. Si aspetta una campagna elettorale molto calda? Credo proprio di sì. Sabato l'ex premier Matteo Renzi ha presentato a Barga il suo ultimo libro dal titolo Un'altra strada. Vediamo com'è andata. Un'altra strada è uno dei libri più venduti in Italia e le presentazioni sono sempre all'insegna del tutto esaurito. Una scena che oggi si è ripetuta anche al Teatro dei Differenti di Barga per Matteo Renzi, l'ex presidente del Consiglio ed ora senatore Dem. Renzi, accompagnato dal senatore Andrea Marcucci, ha parlato dal palco per un'ora intera, spiegando che cosa significa un'altra strada, una sorta di manifesto programmatico del senatore PD per vedere di imboccare una via diversa rispetto a Salvini e Di Maio. Che noi siamo stati accusati di essere antipatici, di avere tante polemiche, poi sono arrivati questi e è arrivata la recessione. Crisi dei posti di lavoro e soprattutto un paese dove improvvisamente non contiamo più niente nel dibattito europeo e internazionale. Quindi un'altra strada rispetto a Salvini e Di Maio. C'è stato spazio per parlare anche della vicenda giudiziaria che riguarda i suoi genitori, che l'ex premier vive sotto due punti di vista, ma sempre con ottimismo. Dal punto di vista politico, diciamo la cosa che abbiamo sempre detto, aspettiamo le sentenze. Aspettiamo le sentenze e le rispettiamo. Anzi, noi ci auguriamo che si possa andare velocemente a processo e velocemente a sentenza. Noi non siamo quelli che scappano dai processi, ma i processi li vogliono fare in aula. E dal punto di vista personale naturalmente è un momento di grande dolore ma anche di grande convinzione, avendo letto gli atti, che in aula, quando ci sarà il processo, i miei genitori sapranno molto tranquillamente difendersi da accuse che sembrano abnormi e enormi. Prima dell'ingresso in teatro anche un breve confronto con alcuni militanti della protesta contro il no al pirogassificatore. Con il senatore Andrea Marcucci ha parlato con loro dimostrando attenzione alla vicenda. Gli appuntamenti con Matteo Renzi sono sempre interessanti sia per gli estimatori che per i detrattori. Alle ore 21 questa sera Noi TV trasmetterà in versione integrale la presentazione del libro di Renzi che è avvenuta a Barga. Cambiamo argomento, ci spostiamo in Versilia, a Viareggio. È stato di oltre 400.000 euro l'incasso del terzo corso mascherato del Carnevale di Viareggio, andato in scena sabato sui viali a mare, trasmesso da Noi TV. Si tratta di un altro dato largamente positivo per la Fondazione Carnevale, che in pratica ha così già messo in sicurezza i conti per il 2019. Adesso si va verso il gran finale della manifestazione con le sfilate di domenica prossima e del 5 marzo, martedì grasso. Rimaniamo a Viareggio perché i volontari del Carnevale si sono riuniti in piazza Mazzini per ripulire la spiaggia.
Rastrelli, sacchetti, guanti, qualche maschera e tanta allegria. Questi gli ingredienti con cui numerosi volontari hanno risposto all'iniziativa ideata da Roberto Vannucci Scenografie in collaborazione con il patrocinio del Comune di Viareggio, la Fondazione Carnevale, Se Ambiente e Se Risorse, Greenpeace e le Marine del Parco. Ritrovo alle 9 sul palco di Piazza Mazzini, dove è stato distribuito il kit per ripulire la spiaggia dai rifiuti portati dal mare. Ripuliamo in maschera voleva essere un segnale forte contro l'inquinamento, soprattutto causato dalla plastica usa e getta, uno dei maggiori elementi inquinanti del mare. Sì, sicuramente un'iniziativa importante per sensibilizzare le persone, ma soprattutto per invitarle a rendersi conto di quanto è importante e impattante il problema della plastica sui nostri mari. Sulle spiagge europee circa il 70-90% di tutti i rifiuti presenti è costituito da plastica e per lo più è plastica usa e getta, cioè tutti quegli oggetti monouso che hanno una durata limitata nelle nostre mani, da pochi minuti ad alcuni secondi, insomma, bottiglie, flaconi, imballaggi, bicchieri, e che poi diventano rapidamente un rifiuto di difficile riciclo e recupero a fine vita. Oggi siamo qui per invitare tutti ad aiutarci in questa iniziativa e a rendersi conto dell'impatto della plastica. Il Comune ha sposato appieno l'iniziativa, già con le ordinanze per il Carnevale Plastic Free, che si estenderanno anche al periodo estivo. Questa sarà una prova importante, un inizio per quello poi che succederà quest'estate, dove il sindaco farà proprio un'ordinanza per la riduzione delle plastiche in mare con le capitanerie di porto, con la collaborazione di tutti gli esercizi commerciali e gli stabilimenti balneari. Noi viviamo sul turismo, la nostra città, come vedete stamani, è di una bellezza unica e quindi noi dobbiamo proteggere i nostri mari e le nostre spiagge. Chiudiamo andando a Seravezza per la presentazione della 62esima edizione del Miccio Canterino. Sarà un'edizione di altissimo livello per il Miccio Canterino, il Festival Canoro del Palio di Querceta, che andrà in scena al Palaforte dal 7 al 9 marzo prossimi. Le contrade poche sere fa alla Croce Bianca hanno svelato gli artisti scelti per la prima agguerritissima sfida dell'anno. Visti i nomi e la qualità degli interpreti, si torna sempre più ai fasti di un tempo, con nomi che arrivano direttamente dal Teatro Ariston. Fresco fresco dal Festival di Sanremo, dove ha vinto il premio Bigazzi e il Sergio Endrigo, torna infatti Simone Cristicchi, ancora per il Ponte con il brano Stai con me. Un grande ritorno atteso da tempo è quello di Gio Di Tonno con la Quercia. Il già vincitore di Sanremo e star dei musical canterà La parte migliore di me. Punta in alto anche il Leon d'Oro con un duetto inedito fra Renzo Rubino e Chiara Galiazzo, tra le voci più celebri uscite da X Factor. Quelli di sempre sarà la canzone del Ranocchio con il duo Diego Esposito e Marte Marasco, reduci da Sanremo Giovani. La Cervia scommette ancora su Amara, cantautrice e docente di Amici, con una firma sul cuore. Tra i debuttanti, Niccolò Agliardi per Il Pozzo con Vedo Casa, Giulio Wilson canterà Il Miccio Spacca per La Madonnina. Voce nota in Versilia, Omar Bresciani, apprezzatissimo alla canzonetta di Pietrasanta, sarà la voce della Lucertola con Il Sogno di un Amore. Box office aperti alla Proloco di Querceta a prezzi invariati, ma già ci si aspetta, come sempre, il tutto esaurito. Tanti cantanti importanti, io mi aspetto di fare un bel festival. C'ho il consiglio che mi sta aiutando tantissimo e sono fiducioso di fare proprio una bella edizione e emozionato, perché insomma prima esperienza, penso che siano emozionato tanti. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità e poi torniamo con lo sport.